incontriamo nel vescovado di Pinerolo, Monsignor Laurent Virfuret d'Abiré, dal 2013 vescovo di Dori in Burkina Faso. Monsignor Laurent, da alcuni anni tra Pinerolo e Dori si è formato un ponte di amicizia. Quali sono i progetti attualmente condivisi tra le due diocesi? Grazie di darmi l'opportunità di esprimermi sulla collaborazione tra Diocesi di Pinerolo e Diocesi di Dori. In effetti, da un paio di anni la Diocesi di Pinerolo sta conducendo alcuni progetti con la Diocesi di Dori, specificamente in tre settori: la scuola, costruire delle scuole e farle partire per incrementare la scolarizzazione come condizione essenziale allo sviluppo, l'agricoltura con la costruzione di pozzi, di bulì, una specie di non è un barrage, però consente di trattenere l'acqua per poi fare l'agricoltura, La cisterna, una sorta di cisterna, cisterna. e il terzo settore di collaborazione l'allevamento che si sta provando di anche mandare avanti con un ingegnere di qua che vuole fare una ferma, una stalla scuola. Ecco quello che si fa. Ma la cosa più visibile è l'investimento nelle scuole e questo sta dando già frutti. Ecco, la Chiesa italiana e quella africana, in modo particolare quella burkinabè, in che modo possono stimolarsi a vicenda nel lavoro pastorale della nuova evangelizzazione? Allora, il rapporto tra chiese antiche e chiese nuove è un tramandare l'esperienza cristiana, la vita cristiana, la storia e anche le istituzioni, l'organizzazione, perché uno dei problemi nelle giovani chiese è che faticano perché non sono abbastanza forti, organizzati, mancano le strutture e su questo punto abbiamo da imparare e anche da ricevere dei suggerimenti dalle chiese antiche. E dall'altra, dalla nostra parte c'è una vitalità, un entusiasmo, tra virgolette, un po' spensierato, ma evangelico, che consente a delle comunità di nascere e di vivere la fede sinceramente, senza farsi troppe domande. Quindi, dicevo, un reciproco arricchimento può avvenire nel senso che le chiese giovani hanno da imparare o prendere dell'esempio sulle chiese antiche che hanno fatto dell'esperienza, hanno risolto dei problemi legati alla fede, all'organizzazione ecclesiastica, ma dall'altra parte noi abbiamo, penso, un'allegria della fede, una naturalezza, dicevo anche un po' spensierato, un modo un po' spensierato di affrontare gli argomenti della fede, da condividere con le chiese magari più antiche che sono un po' raffreddate. Nel Medio Oriente e in Africa, soprattutto nel Nord Africa, stanno dilagando le violenze del fondamentalismo islamico. Qual è la situazione in Burkina Faso, in modo particolare nella sua diocesi? Allora, questo argomento è molto delicato, spesso quando ne parliamo, magari un giornalista che ha
anche le sue idee, scrive altro o fa capire altro che ciò che si è detto veramente, allora sappiamo che non è un segreto che il fondamentalismo islamico sta dilaniandosi, e anche nell'Africa dell'Ovest ne sentiamo gli effetti negativi. C'è la guerra in Mali che aveva uno sfondo anche islamico. I recenti problemi nel Niger vicino, in reazione contro il giornale francese Charlie Hebdo, 40 chiese sono state bruciate nel Niger. Il Niger più vicino da Dori, che Dori è vicino da Ouagadougou, la capitale del Burkina Faso, quindi siamo in una situazione dove non possiamo dire che questo problema non c'è, ma a Dori si vive una esperienza di convivenza pacifica con i musulmani che va avanti da 50 anni, che è uno ricercare insieme uno sviluppo comune delle due comunità, un conoscersi meglio per volersi meglio bene, un promuovere la formazione dei giovani perché abbiano come mentalità, come cultura, la tolleranza, l'accettazione, anzi l'apprezzamento di chi è diverso di loro, e tutto questo crea anche un clima favorevole all'intesa, alla convivenza pacifica. Allora, siamo come un oasi, siamo come un oasi, ma non si può dire che siamo insediati, non siamo insediati a Dori, sinceramente c'è una situazione tranquilla, ma come i vicini sono in difficoltà, si teme che magari se si va avanti così, un domani che loro anche vengano a creare problemi lì da noi, ma per il momento non è successo niente e speriamo, Dio volendo, che niente succeda. Speriamo piuttosto che succeda al contrario, che l'oasi di pace dilaghi e contagi il resto dell'Africa. Ecco. Grazie, Monsignor Roland, e buon permanenza a Pinerolo e buon ritorno. Grazie anche a voi e buon lavoro. Grazie.